Ciao a tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video, benvenuti in questa nuova puntata di Anime Slime. Come avrete capito dal titolo, oggi faremo lo slime di My Hero Academia, o meglio faremo l'uniforme sportiva dei nostri ragazzi eroi. Mi aspettavo che il mio blu fosse un po' più blu e meno celestino, però meglio di così non sono riuscita a fare, ma questa è la nostra uniforme, un po' strana, un po' particolare, una rivisitazione, diciamo così. Spero davvero tanto che questa ricetta vi piaccia. Si tratta di un clay slime, di un mini butter slime con un effetto davvero butter minuscolo che a me piace tantissimo. È una ricetta facile, semplicissima, non avrete bisogno di troppi ingredienti. La maggior parte di questi si reperiscono al supermercato, ma io in descrizione vi lascerò tutti i link se volete acquistarli da Amazon. Quindi, se siete curiosi di vedere come fare questa ricetta, lasciate un bel mi piace adesso, mi raccomando, non vi dimenticate. Iscrivetevi al canale, tappate la campanella e non dimenticate di seguirmi su Instagram. Tutti i link sono giù in descrizione. E prima di andare alla ricetta saluto Sveva Dream e Valentina Orlandi. Come sempre le regole per essere salutati saranno giù in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Giù nei commenti consigliatemi anche quale dovrà essere il prossimo anime. Lo slime di cosa vorreste vedere la settimana prossima? Fatemelo sapere giù nei commenti. E adesso andiamo subito agli ingredienti. E ok, quindi partiamo subito con gli ingredienti. Ovviamente avremo bisogno di una ciotola e un bastoncino per mescolare tutti i nostri fantastici ingredienti. Farò un mix di colle, utilizzerò una colla trasparente, io di solito utilizzo quella della Primo che al momento ho terminato, dovrei andare a prendere giù al garage ma mi scoccio. Quindi ho questa colla qui cinese che devo finire, però è ottima per fare gli slime ed è la colla liquida trasparente della casa Qualità e Convenienza. Come colla bianca utilizzerò la mia solita colla della scuola che è la migliore, best of the best. Poi utilizzeremo schiuma da barba e olio Johnson, o meglio un olio per il corpo qualsiasi. Prima utilizzavo quello lì della Lidl, sempre della Sien, però ho acquistato questo per fare un esperimento e continuerò ad utilizzarlo per fare gli slime. Quello della Lidl può essere utilizzato anche per il corpo e questo qui della Johnson preferisco non utilizzarlo per il corpo perché io ho una pelle molto delicata e gli ingredienti di questo olio mi non piacciono particolarmente. Poi utilizzerò della pittura acrilica bianca, blu e nera, fragranza a vaniglia, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di fragranza, cioè o potete anche evitarla la fragranza. Bicarbonato e soluzione per lenti a contatto, io lo devo andare ad acquistare, mi è rimasto questo pochino e nel caso in cui non si addensi andrò ad utilizzare questo liquido magico dell'Elmer's Glue. Devo dire è ottimo, ottimo per fare gli slime, mi uscì da un kit Elmer's ed è favoloso. E infine come ultimo ingrediente, che è l'ingrediente un po' più difficile da reperire, è la clay. Utilizzerò questa qui, la Daiso Clay, che ho da tantissimo tantissimo tempo, speriamo che non si sia seccata. Allora, non faccio gli slime da un bel po', quindi speriamo che io non mi sia dimenticata come si facciano gli slime. Iniziamo con fare il nostro mix di colle. Non voglio fare nemmeno uno slime troppo troppo grande, anche se questo è quello che dico sempre. E infatti non apro la colla da una vita e si è attaccato tutto il tappo. Ok, ce l'ho fatta. Faremo questo fantastico slime di My Hero Academia, che è al momento il mio anime preferito in assoluto, anime e manga, perché appunto c'è anche il manga. Se ci sono rumori di sottofondo vari è perché ho le finestre aperte e fa un caldo bestiale. Allora, poi vado ad aggiungere un po' di crema, un po' di colla trasparente e già mi sono resa conto che è tantissima colla, quindi qui dentro non riuscirò mai a metterlo tutto, ma ok. Mischiamo come si deve le due colle. Per questa prima volta, come avete visto nell'intro, voglio fare uno slime molto facile. Utilizzeremo, sarà un semi clay slime e voglio fare uno slime appunto semplicissimo, come il motto di questa serie che un po' cambia ogni volta, ma è fare slime semplici, non super complicati. È la faccia dello slime, l'aspetto dello slime che ricorda l'anime. Nel frattempo vado ad aggiungere il bicarbonato, ma non voglio fare slime difficili perché appunto devono essere alla portata di tutti. Vado con un bel pizzico di bicarbonato perché, anzi due, perché poi andremo ad aggiungere l'olio, la schiuma, quindi un po' di ingredientucci vari. Mescoliamo. Ditemi un po', allora, in tantissimi di voi mi avete richiesto lo slime di My Hero Academia. Potremmo fare comunque altri slime dedicati a My Hero Academia. Potremmo fare proprio poi lo slime di Deku, lo slime di Bakugo, lo slime di Todoroki, ma All Might e così via. Allora, inizio con quello più facile comunque. Adesso vado a dare una bella spruzzatina di olio
perché andando ad aggiungere la clay voglio che il mio slime sia idratato. Mescoliamo. Inizialmente con l'olio Johnson sembra sempre che non voglia mischiarsi come si deve allo slime, però voi insistete e poi si mischierà. Quindi non vi preoccupate. My Hero Academia, mamma. My Hero Academia, mamma. Diventare un supereroe, diventare un supereroe. Continua a sognare, ma non sei zero. Ma non ti arrendi, sei pronta alla sfida. E intanto ti prendi quello che arriva. Adesso vado con la vaniglia. Guarda il tuo mito, guarda gli insegnanti. Però adesso vado con la vaniglia. Come sigla, vabbè, c'è soltanto questa in italiano. Non ce ne sono altre. In italiano abbiamo visto soltanto le prime due stagioni. Io invece sono in pari con il Giappone, sia per quanto riguarda il manga che per quanto riguarda l'anime. A ottobre esce la quarta stagione, quindi le sigle che conosco io sono quelle in giapponesi. E di certo non sarò qui a cantare le sigle giapponesi. Mamma mia come profuma. Avete visto, alla fine la colla e l'olio si sono mescolati insieme senza nessunissimo problema. Per il momento non andrò a colorarlo, lo colorerò dopo. Allora adesso tocca la schiuma da barba, perché già siamo quasi al momento di addensare il nostro slime. Andiamo con la nostra schiumetta. Anzi, per chi segue il mondo dei K-drama, qualcuno di voi ha visto qualche drama interessante da consigliarmi? Perché ho visto il mio primo drama su Netflix, My First Love, tipo, e mi è piaciuto tantissimo, particolare, stranissimo per tipologia rispetto alle cose a cui sono abituata, però mi è piaciuto. Se voi avete qualche altro drama da consigliarmi, mi raccomando, consigliatemelo. Allora, adesso siamo già giunti al momento di dover addensare il tutto, quindi prendo la mia soluzione, lascerò lo slime un po' più appiccicoso. Nel caso in cui dopo aver aggiunto la clay debba addensarlo, andrò ad addensarlo di più. Tantissimi di voi poi mi dicono non tagliare la parte dove addensi lo slime, verrebbe il video troppo lungo, perché comunque la parte di addensare lo slime è davvero lunghissima, cioè bisogna stare lì tanto tempo a mescolare piano, poi ad aggiungere l'altra soluzione, mescolare ancora piano, aggiungere l'altra soluzione, quindi per questo io la taglio come parte, semplicemente perché è una parte molto lunga e a tratti noiosa. Io poi sacco, perché di solito quando addenso lo slime mi metto un po' di musica e quindi il tempo passa più velocemente. Quindi ragazzi, noi ci vediamo direttamente quando questo bellissimo slime sarà addensato, non del tutto, e se ci riesco vi farò un pochino di ASMR. Come vedete il mio slime non è perfettamente addensato, è ancora un po' più appiccicoso ed è celestino perché il mio bastoncino ha stinto. Questi bastoncini sono terribili, a parte c'è una zanzara che mi sta divorando. Quei bastoncini sono terribili perché cambiano tantissimo colore. Avevo un po' di bicarbonato qui perché quando si addensa lo slime a volte bisogna aggiungere un po' di bicarbonato. Allora, qui ho la mia clay, aerei che passano, vado a prendere questo pezzetto di clay, non di più. La Daiso Clay è bellissima, è super morbida, mi piace tantissimo. Adesso la vado a inserire all'interno del mio slime e iniziamo a mescolare. Vi farò sentire anche tutti gli scoppietti. Vedete? È bellissimo. Aggiungere la Daiso Clay agli slime è la mia cosa preferita, perché rende gli slime così sofficiosi, simil butter, molto clay, però bellissimi. Guardate qui, wow. Ora a questo punto non ne vado ad aggiungere altra, perché non voglio fare proprio un butter slime, mamma mia che prurito. Allora non voglio fare proprio un butter slime. Adesso andiamo a colorare anche i nostri slime, quindi inizio a prendere un pezzetto che lo devo fare bianco semplicemente. Vado a prendere un po' di pittura acrilica bianca,
perché comunque il mio slime è leggermente azzurrino. Io ci vado ad aggiungere un po' di pittura acrilica bianca, così ritorna bello candido, candido. Vedete, già si nota la differenza. Questo è più grigiastro in confronto a questo qui, più un bianco sporco. Invece questo adesso è tornato bello bianco, bianco, bianco. Lo vado a posare un attimo qui dentro, giusto, mentre coloro quest'altra parte. Inizio a mescolare perché l'uniforme dei nostri studenti, della nostra Accademia degli Eroi, è blu. Che uniforme è la tuta per le attività sportive, chiamiamola così. A proposito, ditemi un po' qual è il vostro personaggio preferito giù nei commenti. Il mio al momento è difficile da dire, mi piace tantissimo Mirio come personaggio, ma credo che Kachan Bakugo sarà per sempre il mio preferito. E ok, eccoci qui. Allora, ottenere proprio il colore scuro 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 è un po' difficile. Se vado ad aggiungere altra pittura, il mio slime si scioglierà troppo, 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 e sarà poi, non sarà più proprio un clay clay slime come lo voglio io. Però guardatelo qui, è di un bellissimo colore e mi piace un botto. Quindi adesso si va con l'assemblaggio. Allora, quindi vado a prendere il mio blu, vado a metterlo all'interno del mio contenitore. Vabbè, ce ne va un bel po' ancora. Cerco di fare, di appiattire il tutto. Devo fare adesso i simboli, cioè fare una U e poi una A. Le decorazioni non sono mai state il mio forte. Ok, e adesso tocca alla U. La A l'ho fatta un po' troppo grande, in tutta sincerità, quindi la U la dovremmo fare un cicino più piccina. Tada! Ricordo, non sono bravissima a decorare, quindi fatevelo andare bene. Allora, quindi questo è il nostro slime finito, ma se mischiamo le due parti, il colore sarà un celestino molto 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 chiaro. Però mi piace tantissimo, con questo slime mi ci vedo tanto a giocarci, davvero molto, perché mi piace, è carino, è soffice, è molto molto morbido, profumato e ci sta. Allora, quindi questo era lo slime di oggi. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace giù nei commenti, ditemi anche quale dovrà essere il prossimo slime e fatemi anche sapere comunque se vi è piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo venerdì con un nuovissimo video. Ciao!